Ciao gamer, ecco c'è Poké Gamers Light. Allora, sto dicendo combattiamo la battaglia, no? Commentiamo la battaglia di Drake. È una singola 3v3, leggo qui. E ha scritto: ciao Anto. Come fai a sapere? Ah sì, lo sai, giusto. Battaglia Light. Ok, sono rimbambito. Sono un vostro iscritto e vi seguo da un sacco, grazie mille. Cosa ne pensi di questo team? PS, Extadrill è il mio preferito. Già per questo hai un sacco della mia stima perché Extadrill è davvero un figo in Pokémon, quindi dura 15 turni, ok? Quindi adesso andiamo a commentarla insieme. Misty 655 6665 sarà un numero. Vabbè, Swampert ancora più stima da parte mia. Cioè proprio stai esagerando praticamente. Dall'altra parte c'è Suicune, quindi iniziamo con i leggendari da parte dell'avversario. E già si merita la sconfitta per questo. Roggiorora, vabbè. Ma Swampert non ne frega assolutamente niente. Fa terremoto e probabilmente lo butta pure giù su. No, la mia competenza in campo competitive a livelli. Vabbè, Suicune morde. E cosa tentenna? Swampert da nazione a te con questi giallo denti che ti fanno tentennare. Hai visto l'animazione di Suicune? È ipnotizzante, cioè tipo. È un sacco che. Wow. Ok, si ritira dalla lotta per l'imbarazzo, perché non legge il confronto con Swampert, e butta giù Kyogre. Proprio l'avversario è solo leggendario a palla. Il testo non so chi sia, ma a sto punto immagino sia un leggendario. Vabbè, Piovisco. E Swampert pure se ne va, orgogliosamente però, non per la vergogna. Charizard? Perché Charizard? Ah, perché vabbè, l'Omega Evolve, ok, eviti. No, perché sennò è un po' pericoloso Charizard contro Swampert. Diventa un figo incredibile. Mega Charizard, Droga Artigli. Vabbè, qui adesso è un drago e Kyogre li fa un cacchio praticamente. Primo Pulsar comunque li fa un sacco di male, perché Primo Pulsar è una cosa allucinante. Cioè, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto quanto piccola mossa? Cioè, One Hit KO su uno che non era super efficace. Assurdo. Swampert. Cioè, ovviamente se gli fai quella cosa lì a Swampert, praticamente quasi lo butti giù. Cioè, è una cosa incredibile. È stra. E c'era anche quella di Groudon, che non mi ricordo come si chiamava. Boh, non ho idea. Swampert è paralizzato. Mi fa pena, Swampert è paralizzato. Corpo scontro. Che pure nella mia testa rimarrà sempre comunque preferito, Swampert. Cioè, pochi cavoli. Allora, terremoto. E Kyogre quando viene colpito fa. Oh, tipo. Come se gli facessi ridere per la tua banalità. Latias. Sono leggendari, appunto, sì. E anche l'Omega Evolve, simpatico sto avversario, proprio simpaticissimo. Latias che diventa un aeroplano. E poi non ho capito perché li hanno fatti entrambi viola. Questa cosa mi ha dato molto fastidio. Cioè, era così difficile farne uno rosso o uno blu. Era finita la memoria del DS. No, Swampert va giù. Oh. Adesso arriva Excadrill, mi sa. Vai, Excadrill! Giustamente per Excadrill. Sparisce d'attacco, ma chi vuoi fregare Excadrill davanti? Ombra Artigli. Ah no, evita la. No, vabbè, comunque. Usa sub. E vabbè. È super efficace, effettivamente. Ombra Artigli. No, comunque, ragazzi. Cioè, scusate, Excadrill è un figo incredibile. Che tra l'altro adesso non sta facendo con l'animazione. Non so perché non la sta facendo. Ma c'è un'animazione bellissima quando fa tipo così con le zampe. Qualcosa di così, insomma, non lo so fare, io non sono un Excadrill della nazione. Ma perché i turni stanno andando troppo veloci perché hanno solamente una modalità cinema, quello che è, insomma, quindi non. Uffa. Dovrò andare a cercare l'animazione su Google perché ormai me l'ho preparato a. A una simile contemplazione, quindi ormai deve succedere. Ok, Excadrill butta giù Latias. Che se lo merita in realtà, se lo merita di brutto. E forse. Ah no, è rimasto su Icuno. Con questi capelli molto. Terremoto, Excadrill, mi sa che Suicune è andato. No, davvero figo, ma tra l'altro Excadrill era uno tra quelli che forse doveva essere tra i miei preferiti, però ci sono troppo Pokémon davvero belli. Cioè, è difficile fare una top. Quindi, grazie mille Drake, bella battaglia, hai fatto capire a Misty 656 che non deve usare leggendari, e che è una persona molto cattiva per questo. E l'hai fatto con dei Pokémon fighissimi, tra cui Excadrill e Swampert. Anche Charizard in realtà è stato un mio. Cioè, no Charizard, insomma, Charmander è stato un mio starter, quindi. Un sacco di stima in questo team, sul serio, cioè. Wow. Wow, devi solamente cambiare l'avatar, secondo me. Comunque,
Al di là delle cose, grazie mille per la battaglia, gamer. Se anche tu vuoi mandare la tua battaglia, qui sotto trovi il link che ti porta un video che ti spiega tutto come funziona, eccetera, eccetera, anche la differenza tra Poké Gamers Lite e Poké Gamers Pro. E basta, è tutto per oggi. Ciao, gamer! Allora, gamer, comunque puoi guardarti un video che si chiama Poco un più odiati, dove ovviamente si parla di Bido, perché ovvio, no?